buon pomeriggio a tutti. Ho il piacere di darvi il benvenuto, ho il piacere di ringraziarvi della vostra presenza e di ringraziare anche Enzo Brogi e soprattutto Tito Barbini. Oggi presentiamo il suo libro, il suo ultimo libro, edizioni del 2024, Storia di amore e migrazioni sull'isola dalle ali di farfalla. Mi permetterete brevemente, soprattutto per chi non conosce la Factory d'Arano 44 che ha organizzato questa occasione, di presentarla. Factory d'Arano 44 è uno spazio che si trova a poche decine di metri da qui, in via d'Arano 44, come dice il nome. È uno spazio che è nato 4 anni fa, dove si dipinge, si pratica la pittura, è un laboratorio d'arte, tutti possono venire a dipingere, trovano quello che serve. Ma la pittura non è l'unica attività che facciamo, abbiamo fatto molti incontri come questo, di presentazioni, di narrazioni, i racconti della Factory che sono, vengono registrati grazie al lavoro di Emanuela Scelpi, che poi pubblica su YouTube. Abbiamo un canale dedicato, Factory d'Arano 44, in cui trovate le nostre storie. Siamo arrivati già a una 50 di storie degli argomenti più diversi, tutti che presentano degli elementi che possono essere interessanti. Oltre a questo facciamo anche altre attività, facciamo dei corsi, recentemente corsi di pittura, corsi di scacchi, corsi anche di burraco, adesso faremo un corso di informatica di base. Facciamo dei piccoli tour culturali, organizziamo gruppi per andare all'opera, al teatro dell'opera, preparando prima l'ascolto dell'opera, andiamo a pulire le nostre strade qui nel circondario e stiamo facendo interviste alle persone anziane per raccogliere un archivio della memoria affinché le storie delle persone della nostra zona, del nostro territorio rimangano, possono essere poi fruibili in futuro. Nell'ambito dei racconti della Factory, Tito ha un ruolo particolare perché è stato il più assiduo raccontatore alla Factory. Oggi è la terza volta che viene a raccontarci uno dei suoi libri. In precedenza lo ha fatto con Il treno non si fermò a Kiev e Le rughe di Cortona. Tito è una figura importante per il nostro territorio, è stato sindaco, è stato presidente della provincia, è stato assessore, quindi una persona, un politico di riguardo, e da circa 20 anni però ha cambiato totalmente l'ambito dei suoi interessi perché ora fa lo scrittore con, credo, grande soddisfazione e con grande piacere probabilmente rispetto ai tempi precedenti. E oggi è la prima volta che a Cortona appunto presenta questa sua ultima opera. Io l'ho letto, l'ho trovato interessante, l'ho apprezzato molto, è una storia che al centro ha una storia d'amore. L'amore ha un grande peso in questo racconto, ma anche tutto ciò che gira intorno ad esso ha un rilievo particolarmente importante. Si toccano tanti temi che riguardano poi l'esistenza di tutti, grandi momenti, grandi cambiamenti dell'esistenza che riguardano gli individui, quindi lo stravolgimento che determina ad esempio un grande amore, oppure il trascorrere del tempo, gli effetti del trascorrere del tempo su ciascuno di noi. Temi, momenti grandi di cambiamento che riguardano le comunità, pensiamo al tema dell'immigrazione, l'accoglienza del diverso, alla nostra storia di italiani e di europei, che sono sicuramente momenti importanti di riflessione. E sono raccontati con un dialogo tra il narratore e il lettore, un continuo dialogo che innesta un rapporto diretto e coinvolgente, che ti obbliga un po' a fare i conti con la storia che viene raccontata e i conti soprattutto con noi stessi e con gli altri. Mi è piaciuta una frase che ha usato, essere esploratori di se stessi è il ruolo del narratore ma anche del lettore, credo, perché è un'attività quella di esplorare se stessi, avvincente ma temo anche inesauribile perché lo facciamo continuamente, mi viene da dire. A questo punto ringrazio di nuovo tutti i presenti, ringrazio anche Giuliana Bianchi, ringrazio anche Emanuela e Carlo Lancia che stanno facendo le riprese. Passerei proprio a Giuliana per la lettura di uno dei brani, lei leggerà brani dal libro di Tito e il primo brano ce lo legge adesso. Grazie.
La ragazza arrivò nell'isola nella stagione in cui le tamerici sono in fiore e lo zafferano cresce nelle zolle e tra i sassi riarsi dal sole. È un tempo breve quello dello zafferano, in cui l'aria si carica di un profumo intenso e si mescola con il mirto che gli cresce accanto. Quando Omero paragonava il colore dello zafferano a quello del sole nascente e l'Olimpo guardava alle umane vicende per narrare gli amori e gli odi con storie avvicinabili a tutti, sbocciava la corolla di petali viola che racchiude e protegge gli stigmi rossi. Sbocciava da un amore dirompente e contrastato che legava il mortale Crocos alla ninfa Sbilace. Quando Crocos morì, Hermes decise di concedergli l'immortalità, trasformando il corpo senza vita del suo amico in un bellissimo fiore viola e il suo sangue in tre macchie rosse nel cuore del fiore. Ecco, di un amore dirompente e contrastato voglio narrare anch'io in questa storia. Di un mito hanno bisogno le storie, anche se quasi sempre l'inizio è incerto, sfumato, e anche se i migliori inizi sono proprio quelli che danno l'idea di essere qualcos'altro, tanto c'è sempre qualcosa di arbitrario nel modo in cui si comincia. Proverò quindi a stabilire questo inizio partendo dalla carta geografica. E dunque, c'è una piccola isola nel mare Egeo, più lontano che si può immaginare. Un'isola sassosa e ventosa, talmente sperduta nel mare che neanche a cercarla con il lumicino si riesce a trovare. Ecco, si può arrivare anche così al tempo della storia. E allora, c'è questo lembo di terra a forma di farfalla che si affaccia nell'Egeo, per poi frantumarsi oltre il Dodecaneso in una miriade di piccole isole e scogli abitati. Si chiama Astipalea, un'isola che i veneziani battezzarono Stampalia, un soprannome che si è tenuta per quasi 300 anni sino a che il corsaro Aricodemo Barbarossa mise fine all'egemonia veneziana e non ha lasciato un brutto ricordo di sé. Molto più di un semplice avventuriero in cerca di fortune, Aricodemo era un uomo colto e raffinato, in grado di parlare 6 lingue e dotato di eccezionale fiuto politico. Lasciò Astipalea all'impero ottomano, ingraziandosi il potente sultano Solimano il Magnifico. «È bella Astipalea», mi dissero, «ma non c'è niente laggiù». E io andai comunque. Astipalea è un sogno, un'idea, un'icona del mondo insulare greco. I cacciatori di isole che si spingono fin qui sono pochi, potrebbero essere anche di meno. Volevo tenerla segreta. Mi sembrava un modo di preservarla, rara e appartata com'è. Un miracolo anche per la Grecia. Solo mi è stato impossibile farlo, legata così tanto alla storia che mi accingo a raccontare. Dunque, scrivo di viaggi e i viaggi alle volte si incrociano, soprattutto sulle isole, si tratti di Lampedusa o di Lesbo, oppure proprio di Astipalea, come mi hanno raccontato quando sono arrivato qui la prima volta. Arrivarono dal paese della guerra infinita, oramai detta dei 12 anni, e gli scafisti fecero loro credere che la riva in cui furono fatti sbarcare fosse già Italia e quella sabbia una spiaggia di Calabria. Si chiamava Samira e veniva dalla Siria. Grazie Giuliana. E adesso inizia la presentazione vera e propria del libro. L'intervistatore, il ruolo dell'intervistatore lo fa Enzo Progi, che ha un po' un percorso analogo a quello di Tito, è iniziato come sindaco di Cavriglia per oltre un decennio e adesso fa l'editorialista del Tirreno, che la scrittura, come vedete, è un approdo per molte persone. Grazie. Grazie a tutti, buonasera ed è un piacere essere a Cortona, sono contento di stare accanto
a una colonna della nostra cultura, della nostra politica come Tito, e un esempio di un amministratore che ha saputo non solo amministrare bene, ma ha raccolto il suo seminare di amministratore per ricostruirsi in un momento particolare della sua vita un nuovo percorso che forse, come diceva chi ci ha introdotto, è anche più interessante di quello di prima. Questo non lo so, perché ogni mestiere ha il suo fascino e la sua passione. Credo che soprattutto sia io che lui che lo abbiamo fatto, quello di sindaco è forse il mestiere più bello, e mi sarebbe anche piaciuto che questa Cortona avesse un sindaco anche, permettetemi, un po' più illuminato di quello che ancora oggi ha messo queste radici in questa città. Ma comunque siamo qui a parlare del lavoro di Tito, e io lo faccio sempre con un grande piacere e anche un po' di imbarazzo, perché quando io iniziai appunto il mio percorso nella politica, Tito era un autorevole capo del Partito Comunista Italiano, ma di quelli che allora avevano un peso specifico fortissimo, e quindi lo vedevo sempre, benché fosse poco più grande di me, ma come una figura di grande autorevolezza. E ritrovarmi dopo qualche anno accanto a raccontare delle sue scritture, dei suoi viaggi, mi dà davvero molto piacere e anche un po' di orgoglio, perché Tito scrive davvero parecchio bene. Il primo libro che lessi e che poi ho anche avuto la fortuna qualche volta di presentare era forse il suo più grande sforzo, perché era un libro un po' come uno strappo, perché aveva abbandonato appunto il suo mestiere di militante, di dirigente politico, uno che aveva amministrato la regione toscana con una grande competenza e con una grande capacità, e che poi però, per le ragioni che ognuno percorre nella propria vita, si è ritrovato a dover interrompere questo percorso. E allora c'è chi non riesce a trovare una strada nuova, e Tito invece con quel primo libro iniziò, un po' come per risparmiare i soldi del psicanalista, invece che andare a raccontare le sue cose sdraiato su una poltroncina a un medico, iniziò a scrivere. Lui che scrivere sapeva farlo bene, anche se fino allora aveva scritto magari delibere, interrogazioni, interpellanze. Iniziò a scrivere le cose che stavano nei viaggi che aveva iniziato a fare, ma anche nel vissuto, nel viaggio che aveva interiore. Ecco, io credo che questo motivo lo abbia accompagnato fino ad oggi e lo stia ancora oggi, anche in questo libro che forse tra quelli che ho letto è quello che ho più amato, sta ancora in questo intreccio, cioè della capacità di fare un viaggio, perché Tito è diventato, come sapete, un viaggiatore, un narratore di viaggi, ma continua anche sempre a viaggiare nel suo intimo e a scavare dentro di sé. E in questo libro, che è un grande atto d'amore, perché è un atto d'amore intanto per questa isola che abbiamo sentito, che a tutti noi, immagino, ora che è anche così facile, è venuto la voglia di andare a vedere se davvero ha queste ali di farfalla, di andare a vedere come si è collocata in questo mare così complicato, complesso, il mare di Ulisse. Quante volte anche nei suoi richiami, non solo in questo libro, ci sono dei forti richiami classici e mitologici. Questo mare di Ulisse che ha questa doppia faccia: da una parte è diventato forse il più grande cimitero di disgraziati che partano, come Samira dalla Siria, ma tanti altri dall'Africa, il Nord Africa, la Libia, la Tunisia,
e poi in questo mare non riescono, come Samira, ad arrivare ad una costa e invece precipitano in questo grandissimo cimitero. Ma il mare d'Ulisse è anche il mare dell'accoglienza, come appunto è accaduto per Samira nell'isola della Farfalla, ma come è accaduto in tante altre parti di questo grande mare d'Ulisse. Pensiamo per esempio allo Ionio, a quello che è successo ad una città simbolo dell'accoglienza che è Riace, dove un uomo, un omino piccino e enorme, un monumento che è Mimmo Lucano, dell'accoglienza ne ha fatto una battaglia per tutta la vita e che miracolosamente oggi è riuscito anche a portare il suo impegno al Parlamento europeo, e mi aspetto da Mimmo delle cose davvero importanti. Ecco, questo è il mare dei morti, ma anche il mare dell'accoglienza. E dentro questo libro, come dicevo, che è un grande libro d'amore, c'è la passione per quest'isola che Tito trova per caso, perché un amico caro, che oggi non c'è più, Aldo, ce l'ho accompagnato la prima volta e con lui poi ha iniziato a intrecciare rapporti con quella gente di quell'isola, persone molto riservate, dice Tito, persone che hanno valori forti legati alla pesca, legati alla raccolta delle spugne e legati a quella aridità sassosa che quella terra c'ha, una terra talmente sassosa ma che non ci sono neanche i serpenti, che è quasi un paradosso. E in quest'isola Tito incontra le persone, conosce, fa nuovi amici e diviene sempre di più. Prima era un buon ritiro, oggi è un pezzo di anima della sua vita. È un luogo dove sempre di più, anche in questo libro d'amore, si capisce vorrebbe maggiormente andare a mettere le sue radici. E allora ecco che nella narrazione dell'amore, perché poi è anche un romanzo di una storia d'amore tra un uomo di quell'isola, un pescatore, un vero pescatore, e questa ragazza che è emigrata e che lì è arrivata dalla Siria. Una ragazza che ovviamente non racconterò il libro, se vorrà lo farà Tito, ma credo che sia molto più bello chi non l'ha letto che lo prenda e se lo legga. Però è questa storia d'amore tra queste due persone, ma è anche una storia d'amore appunto con tutte le altre persone dell'isola. C'è questa donna fantastica che si chiama Anuka, che per esempio è una cosa che parla il greco antico al suo maiale, che la segue sempre, e il greco moderno alle sue oche. Ed è straordinario come possa una persona così avere questo rapporto con questi animali che la accompagnano mentre cammina e si trova, e incontra anche Tito, perché con Tito ha un rapporto anche parzialmente di lavoro nella sua casa. E così tante altre persone, il bar, i luoghi di incontro, è davvero un grande libro d'amore. E allora l'idea è la prima domanda che mi verrebbe da fare, ma forse c'è una lettura prima di fare le domande, e allora facciamo la lettura. Quando con un piede sfiorò la battigia, dapprima si domandò che ci faceva in quel posto sperduto, dove il mare e la terra si confondevano in così poco spazio. Il mare era mosso, il sole del mattino illuminava dolci colline brulle, in lontananza scorse macchie bianche che parvero ai suoi occhi delle case abitate dalla gente. Quando si esce dall'acqua, la linea dell'orizzonte dapprima si sposta sul bagnasciuga, poi lo sguardo si ferma su quel triangolo di sassi e sabbia che accoglie i naufraghi mentre gli occhi accarezzano il cielo, anch'esso azzurro, e tengono sospese e incombenti le rocce color ocra sopra di loro. Agios Phocas era il luogo dove hanno messo i piedi fuori dall'acqua. Davanti a loro, collegata da un breve istmo, l'isoletta del sale. È chiamata così per il sale che raccogliamo ogni anno nelle infossature degli scogli.
L'ho fatto anch'io più volte con il mio amico Aldo. Questa piccola isola, con la sua chiesetta dedicata ad Agios Phocas, è un rifugio per gli aironi e un'oasi per gli uccelli selvatici. Qui viene vista spesso anche una foca solitaria, che non ha nulla a che fare con il nome del santo a cui è dedicata la piccola chiesetta. Forse abita in una grotta nella punta inaccessibile dello scoglio. È una foca monaca del Mediterraneo. I pescatori di Astipalea ci tengono molto a proteggerla. Toccò terra Samira e subito accadde una cosa straordinaria. Inaspettatamente uscì da se stessa ed entrò in un sogno dove, a dire il vero, quel posto le sembrava bello. Qui lei esiste nel momento presente. Si gode il sole, l'aria salmastra della caletta, la meravigliosa distesa di sassi rotondi e colorati. È qui e ora, salva. Non pensa al passato e nemmeno al futuro. Per alcuni minuti non permette al passato di distrarre la mente e non permette alla mente di pensare al futuro. Il passato spaventoso in Siria e l'incubo vissuto nel barcone non ci sono più, se ne sono andati. E il futuro non esiste ancora. È salva. La vita le dona un istante di serenità che somiglia alla felicità. Ma dura poco. L'istante scompare e il sogno si schianta nella realtà. Torna a essere nemica in sé e di sé, incapace di ricomporsi nella serenità. Fantasmi del passato in cui il terrore ha spento la capacità di sentimenti profondi e autentici. I personaggi di questa storia soccombono a uno all'insostenibile peso dei ricordi di un passato sempre presente, mai trapassato. Come avete ascoltato, c'è questa storia d'amore tra Samira e Apostolus, che è questo pescatore un po' burbero, di poche parole, più grande di Samira, che si incontrano una sera in una festa danzante in una piazza, in un'aia, forse non sono aia, dell'isola delle farfalle, e si incontrano e poi c'è una storia d'amore. Ecco, però questa occasione di raccontare questa storia d'amore, di entrare forse un po' quasi per la prima volta in un vero romanzo nella tua scrittura, però rimane comunque una grande voglia sempre di mettere dentro mille opportunità di riflessioni. Cioè questa storia ti aiuta, ti accompagna in tante altre riflessioni, e mi pare che questo poi sia ancora il contenuto della tua scrittura. È una considerazione più che una domanda, ma insomma. Intanto grazie di essere qui. Ogni volta che torno a Cortona e mi trovo di fronte agli amici, i compagni, le compagne, le amiche, per me è importante, anche perché ormai sono tanti anni che ho lasciato questa città, e tornare poi per presentare i miei libri è comunque un'emozione molto, molto forte. Grazie. Lo diceva all'inizio Enzo, questo libro è un atto d'amore. Un atto d'amore innanzitutto per questa isola, per la sua gente, che in questi anni ho imparato ad amare. Ormai sono 6 o 7 anni che passo molti mesi all'anno in quest'isola. Ho preso in affitto una stanza sul mare, quindi questa stanza sul mare mi accompagna nella mia scrittura. E sento soltanto il rumore del mare, ed anzi vi invito tutti, se volete venire in quest'isola, si chiama appunto Astipalea e ho una forma esatta di farfalla, la trovate nella carta geografica, appunto questa forma esatta di farfalla, qui sono delle persone che la conoscono molto bene naturalmente, e quindi
potrebbero raccontarvela molto meglio di me, ma insomma io ormai sono cittadino onorario di quest'isola. E davvero, se vi capita di venire in Grecia, ora i collegamenti sono collegamenti molto buoni, quindi si può trovare questo spazio, questo piccolo spazio che ancora è difeso, diciamo così, dalla mancanza di discoteche, dalla mancanza di giochi d'acqua, dalla mancanza di rumori, e ancora appunto può accogliervi per una vacanza molto molto tranquilla. Detto questo, che è una promozione che non dovrei fare sull'isola, un atto d'amore raccontando una storia vera che io ho vissuto profondamente, perché sono molto amico e molto legato ad Apostolos, al pescatore di spugne. E la storia vera che non ha detto Enzo, ma che io propongo anche alla vostra lettura, non vi dirò la fine di questa storia, perché la storia interviene su il tema della scelta, la scelta della responsabilità, la scelta dell'amore, la scelta di un futuro. C'è un amore importante fra una donna che ha lottato in Siria per la sua libertà e per la libertà di tutte le donne siriane, una donna che ha sofferto moltissimo perché è stata torturata, è stata nei campi dei profughi in Turchia, nei campi profughi di Lesbo in Grecia, e che appunto è arrivata in quest'isola, Samira, una donna bellissima in tutti i sensi. Samira si innamora del pescatore di spugne, il pescatore di spugne si innamora di Samira, lui è tra i primi ad accogliere, ad andare in questo scoglio a raccogliere questi profughi siriani, 40 profughi siriani. Nell'isola non era mai sbarcato nessuno dal punto di vista dell'immigrazione, quindi è una novità importante, e Samira appunto rappresenta un fatto completamente nuovo nella vita di questo microcosmo, di questa piccola comunità, perché Samira è una donna importante per la lotta che ha condotto e che vorrebbe continuare a condurre per la libertà del suo paese e per le donne siriane. La sua destinazione era in Svezia, perché in Svezia c'è una fondazione delle donne siriane che sta organizzando la resistenza in Siria, ma sta organizzando anche la resistenza e la presenza in tutto l'Occidente. Questa fondazione doveva essere, diciamo così, doveva accogliere anche Samira. Non era riuscita Samira ad avere, pensate un po', lo status di rifugiato politico, era stata costretta, dopo anni quasi di esperienze nei campi profughi, ad affidarsi agli scafisti, a dei criminali turchi. Questo amore è un amore bellissimo, con due persone che appunto vengono da esperienze completamente diverse. Di Samira vi ho parlato, di Apostolos, il mio amico, tant'è vero che io volevo il titolo nel libro L'amico greco, storia di Samira e Apostolos. Per me L'amico greco era il titolo perfetto per questo libro, l'editore non ha voluto e ha scelto questo titolo. Ma insomma, un amore bellissimo. Che succede? Succede che questo amore, come tante volte succede nella nostra vita, per condizioni diverse, certo, per situazioni diverse, ma come spesso succede, abbiamo di fronte a noi delle scelte. La scelta di Samira è quella di restare nell'isola e stare con l'amore della sua vita, oppure quella di andare in Svezia e continuare la lotta e continuare il suo impegno politico per le donne e la gente siriana.
poteva fare questa scelta naturalmente tranquillamente nell'ambito di un rapporto di forte, diciamo, consapevolezza anche da parte di Apostolos rispetto a questo bisogno di Samira. Ma il fatto è che Apostolos si ammala e ha un ictus. Un ictus che gli deriva dalla situazione che aveva attraversato come pescatore di spugne per tanti anni e gli ha determinato appunto questa malattia che poi ha portato a una scarsa mobilità e alla mancanza quasi totale dell'uso della parola. Sta recuperando, già quest'anno ci siamo visti, siamo stati insieme e già sta molto meglio rispetto a quando è accaduto questa malattia. Samira accudisce Apostolos, ma per quanto? C'è una scelta, o ci sono più scelte, che io non vi do, perché naturalmente vi lascio al libro se lo volete leggere, e troverete poi nelle ultime pagine la scelta che farà Samira e Apostolos. Ma comunque una scelta straordinariamente importante, perché ripeto, è presente in tante vite e in tante situazioni. La scelta fra l'amore e il futuro. La scelta tra l'amore, anche quando l'amore è accudimento della persona che è ammalata, oppure la realizzazione di se stessi, per grandissimi ideali. E non è una cosa appunto così semplice. Ecco, il libro racconta questa storia, naturalmente, non so se era una risposta alla tua domanda, perché ripeto, come tu hai cercato di dire, in questa storia d'amore poi ci sono anche molte cose autobiografiche. E io credo che nella scrittura di Tito questo fatto della autobiografia non è un vezzo di supponenza, ma utilizza se stesso proprio per aiutarci a comprendere alcuni passaggi anche filosofici della vita. E questo libro, tra l'altro, ha tantissimi richiami che, e vi accadrà anche a voi quando inizierete a leggerlo, di venire la voglia di andare a ricercare alcune cose che lui cita, perché ci sono tantissime riflessioni su delle letture, come dicevo prima, classiche, antiche. Tra l'altro l'Isola delle Farfalle è stata anche, si dice, casa di Aristotele, che poi racconta lui che era un po' come il nostro Garibaldi, ha dormito in tutte le isole dell'Egeo. Però ecco, ci sono alcune, e poi tanti spunti di riflessione su letteratura più contemporanea, il suo Moby Dick, il suo Melville, che c'è sempre nei suoi racconti, c'ha anche scritto tanto su questo, oppure Calvino, che si vezzeggia sempre di raccontare che lo dona nelle biblioteche dove si trova a transitare. Ed è tutto questo, ci aiuta moltissimo, non sono citazioni per citare, ma sono citazioni che ci aiutano ad entrare dentro questo amore per la storia che lui ci va a narrare con questo libro. Poi mi piace anche, forse qualcuno di voi lo sa, ma vale la pena ricordarlo proprio perché siamo a Cortona. Tito ha detto che lui voleva chiamare questo libro Il mio amico greco, perché lui ha scritto, come forse qualcuno di voi sa, un altro libro che parla di un suo amico, ma in qualche modo un vostro amico, che è il suo amico francese, perché quando lui si trovò ad essere appunto giovane, quasi un ragazzo, sindaco di Cortona, ebbe, eccolo qua, suo amico, l'amico francese, perché ebbe l'occasione, la
avventura, perché poi anche qui, come qua, l'incontro di Samira con Apollos, è il destino, è il caos della vita che intreccia le cose, e non si sanno mai a che cosa appartengono i percorsi. E lui, quando era giovane sindaco, fa il gemellaggio, magari qualche associazione dei comuni gli aveva suggerito quella città francese perché aveva delle similitudini con Cortona, e in quella città francese dove avvenne il gemellaggio con Cortona divenne sindaco, verrebbe da dire niente poco di meno che Mitterrand. E Mitterrand, nel momento in cui poi divenne l'illuminato presidente della Francia, il socialista che ha dato un vento nuovo a tutto e ha rilanciato anche i grandi valori che erano nati pochi giorni fa, il 14 di luglio, in quella nazione. E allora ecco che l'amico francese Mitterrand trova, che era un grande della storia europea e non solo europea, trovava con questo libro un piccolo uomo pescatore di spugne di un'isola sperduta accanto a questo gigante della cultura, dell'illuminismo, della politica europea, capo di una grande nazione che è la Francia. E quindi era un bel passaggio, ma a volte gli editori hanno ragionamenti che sfuggono forse a chi scrive, e magari è giustissimo questo titolo, ma mi piaceva spiegare e raccontare ai cortonesi questo legame. E allora ecco che vorrei continuare a... c'è una lettura? Sì, mi fermo. È sempre complicato, no? Dai. Sulla spiaggia dell'Isola del Sale ci sono le borse, le valigie e gli zaini abbandonati tra le onde e la sabbia. Contengono abiti, spesso medicine o alimenti per il viaggio, pettini, cosmetici, veli colorati. La vita che c'era è finita tra i granelli di sabbia di un'isola greca. Sono tanti gli Enea contemporanei che fuggono un mondo, il loro mondo alla ricerca della felicità o solo di una vita dignitosa. C'è chi fugge da un paese in guerra, chi dalla fame, chi più semplicemente lascia il nostro meridione. Come il protagonista virgiliano, anche gli esuli di oggi tentano un viaggio fisico e interiore costituito spesso da più tappe. Tentano, il più delle volte, di affermare la propria dignità attraverso i simboli della loro appartenenza, minacciata sempre più dall'odio, dalla violenza e dal pregiudizio. L'Eneide va adottata nelle scuole come poema universale attuale, come classico moderno dunque, che pur esaltando l'identità di un popolo antico, inconsapevolmente già nel primo secolo avanti Cristo, gettava le fondamenta per una carta dei diritti dei migranti di tutto il mondo oggi, 2000 anni dopo. La storia di Enea è quella di tanti uomini e donne che, come Samira, hanno visto morire una persona cara nella brutalità della guerra, che come Enea hanno perso una moglie durante il viaggio per mare o per terra. È la storia di Samira e dei suoi conterranei che cerco di restituire nel mio racconto d'amore. Questi uomini, queste donne e questi bambini percorrono spesso la stessa rotta che migliaia di anni fa percorse l'eroe troiano. Chissà se Enea fece tappa ad Astipalea. Il viaggio che ricorre in tutte queste letture e sempre nei libri di Tito. Dicevamo prima che forse è stato proprio il viaggio e la scrittura che gli ha aperto un mondo nuovo e che gli dà grandi soddisfazioni, perché poi stare assieme alle persone a raccontare i libri, a dare la possibilità di far leggere le proprie storie, è sempre un dono enorme per chi lo riceve, ma anche per chi lo può offrire. E allora c'è una frase che mi piace
molto dentro il libro e che richiama un po' anche le cose dette. Lui cita, anzi forse in questo caso non cita nessuno, dice soltanto che ricorda questa frase che a me è piaciuta molto e che è quella dei Re Magi, e lui dice che i Re Magi non si sono messi in cammino perché c'era la stella, più o meno dice così, perché c'era la stella cometa che li guidava, ma si sono messi in cammino e hanno poi incontrato la stella cometa. E allora questa vorrei che fosse un po' una metafora per Tito. Appunto, abbiamo detto, è stato ricordato il tuo impegno importante nella politica, prima locale, poi provinciale, poi regionale, comunque nazionale, perché era un dirigente del più grande partito della sinistra europea, un dirigente nazionale. E poi un giorno ti sei messo in cammino, appunto. Ma la stella cometa l'avevi vista o l'hai cercata o l'hai incontrata? No, me l'hanno fatta vedere. Le stelle. Le stelle. Sì, io ho lasciato la politica, ma poi molti di voi lo sanno, insomma, e tutti gli incarichi ormai 24 anni fa. Lasciai la politica perché, come spesso accade all'interno dei partiti, non sempre, diciamo così, le cose poi... Anche te ci sei passato, quindi puoi dirle, insomma, no? Mi proposero di fare il sindaco ad Arezzo, io dopo tante domande, insomma, accettai di candidarmi sindaco ad Arezzo. Concludevo la mia esperienza di assessore regionale, io chiesi delle primarie perché appunto non avrei accolto questa richiesta se non ci fossero state delle primarie. Le primarie furono fatte, allora le primarie non erano le primarie generali, erano le primarie all'interno dei partiti, naturalmente. Io vinsi queste primarie in un modo assolutamente impensabile, cioè arrivai prima, insomma, è inutile fare qui delle... però allora non è che le primarie decidevano il candidato, le primarie davano un'indicazione, poi chi decideva i candidati era un piccolo gruppo ristretto di un comitato comunale, si chiamava... o federale, non mi ricordo, insomma, e per cui attraverso un voto scelsero un altro candidato, candidata anzi, una bravissima compagna che però poi perdemmo le elezioni e ad Arezzo perdemmo per la prima volta il comune. Anche per... no, dopo l'abbiamo ripreso con Fanfani, mi sembra, ma soltanto una piccola parentesi. Io rimasi molto male rispetto a questa questione perché, ripeto, le primarie erano un fatto importante, mi ero messo in discussione, avevo accettato di presentarmi. E vi racconto questa storia, ma finisco presto per rispondere alla sua domanda, insomma, se ho visto il cammino o la stella cometa. E decisi di chiudere la mia esperienza politica. Diceva del tutto, non accolsi nessun'altra proposta, non accolsi nessun'altra indicazione, chiusi con la politica, con gli incarichi nella politica. Non ho mai chiuso con la passione per la politica, quella è rimasta assolutamente intatta. E feci un viaggio, immediatamente dopo feci un viaggio. Da solo, alla soglia dei 60 anni, mi misi uno zaino in spalla e feci dalla Patagonia all'Alaska, da solo. 100 giorni, utilizzando soltanto i mezzi pubblici. Ebbene, quel viaggio mi cambiò la vita. Mi cambiò la vita, nel senso che
attraversai tutte le Americhe, attraversai tutti i miei punti di riferimento, anche ideali, penso ad Allende, penso alle Madri di Plaza de Mayo, penso ai campesinos messicani, penso a tutto quello che quel continente in qualche modo, a Che Guevara, per le mie generazioni era stato così importante rispetto alla mia formazione anche politica, mi cambiò la vita. E allora capì che il viaggio è cambiamento, non solo perché ti consente di incontrare l'altro, il diverso da te, ma perché ti consente di riflettere dell'incontro e l'importanza dell'incontro con le persone in carne ed ossa. Cambiamento. L'anno dopo andai in Antartide, da quel mio viaggio nacque il mio primo libro, Le nuvole non chiedono permesso. Poi l'anno dopo andai in Antartide, anche lì scrissi un libro sull'Antartide, poi il Mekong, e poi il Tibet, e poi il... Ma voi mi direte, ma perché tutti questi viaggi in questi luoghi estremi? Perché in quell'angolo lì del comune di Cortona c'era il mio babbo, che nessuno di voi ha conosciuto, o qualcuno di voi ha conosciuto, aveva un piccolo banco di giocattoli. I Barbini o l'Armata, come lo chiamavano, aveva questo banco in fondo alle scale del comune e vendeva giocattoli per i bambini. Quando io ho compiuto 7 anni, la mia mamma mi regalò un mappamondo bello, con le luci dentro, con tutte queste montagne in rilievo, eccetera, e io fin da 7 anni, appunto, ormai sono più di 70 anni fa, stavo lì a cercarmi in questo mappamondo i luoghi estremi del mondo, sognando di andare nella vita ad incontrarli, a vederli, a cercarli, perché tutto questo avrebbe sicuramente arricchito la mia conoscenza, la mia sete di conoscenza, la mia voglia di viaggiare, di vedere altri popoli, altri. E così ho fatto. Ho avuto questa fortuna. In ogni mio libro c'è sempre qualche frase, qui non lo so se l'ho messa, ma insomma, in cui io ringrazio moltissimo coloro che mi hanno, diciamo così, non scelto, per non dire trombato, alle elezioni del sindaco di Arezzo. Non l'ho messa qui, ma negli altri libri ce l'ho messa, dicendo sempre, cari compagni e cari compagne, vi amo, mi avete fatto una cosa enorme, perché io da allora, 24 anni fa, ho potuto cambiare vita, non rinunciando certo alla gratitudine per ciò che è stato il mio impegno politico, amministrativo, che è stato grande e di cui sono orgoglioso, ma mi ha cambiato la vita rispetto a un'altra stagione della vita. Un'altra stagione che mi ha permesso di scrivere 20 libri, di poter evidentemente conoscere quei luoghi che nel mio mappamondo andavo a cercare quando ero bambino e riflettere molto sulla esperienza del viaggio, appunto come cambiamento, come disseppellimento di tante cose che ci teniamo dentro e che invece hanno bisogno di essere messe sempre in discussione. Ora vorrei, mi piace, raccontarvi l'isola, la sua gente, i suoi segreti e tutto ciò che il viaggiatore distratto non si cura di vedere o di ascoltare. Lo ha detto bene Claudio Magris, la scrittura di viaggio è una sorta di archeologia del paesaggio. Il viaggiatore, lo scrittore, scende come un archeologo nei vari strati della realtà, per leggere anche i segni nascosti sotto altri segni, per raccogliere quante più esistenze e storie possibili e salvarle dal fiume del tempo, dall'onda cancellatrice dell'oblio. Ecco, proprio così, esistenze e storie in un'isola che ho imparato ad amare. Non so cosa verrà fuori, se un romanzo d'amore o un altro libro di viaggio. Spero qualcosa che ci faccia ricordare una storia d'amore e di migrazione insieme. Continuo a scrivere, poi vediamo.
Di sicuro sarà un libro sulla gente dell'isola, gli isolani, una comunità che è diventata la mia seconda casa e dove, forse, passerò gran parte del tempo che mi resta. Certo, anche di geografia delle emozioni e non solo dei luoghi. I miei lettori mi conoscono. Si tratta quasi sempre di questo quando scrivo di viaggi. Comunque è un libro che attraversa i confini, reali o immaginari che siano. Sì, anche immaginari, perché poi cos'è un viaggio se non il sogno di una storia da raccontare? I ricordi vengono, chiedono attenzione, mi sollecitano a partire da cose precise. E per questo non ho solo due nomi, Samira e Apostolos, ma tanta gente di qui. Quei nomi che qualche anno fa ho appreso dal racconto del mio amico e che poi ho imparato a conoscere. Da dove comincio? Mi verrebbe da dire subito che l'improbabilità degli eventi descritti in questo libro è la prova che sono accaduti veramente. Certo, potrei principiare dall'amore, ma forse è meglio farlo più avanti e parlare di tutto quello che viene prima, a cominciare dall'isola, dalla sua gente. Questa è una storia che ha bisogno dei luoghi a cui appartiene per poter essere raccontata. Come avete sentito in quest'ultima pagina letta, c'è proprio l'essenza di quello che dicevamo, che è un libro d'amore tra questo uomo e questa donna, tra la gente dell'isola con le farfalle, per la passione, per la cultura, per la natura. E allora però, ecco, prima di fare la mia ultima riflessione o domanda, devo anche chiedervi se qualcuno di voi ha una curiosità, una domanda da fare a Tito. Forse prima preferite leggere il libro e poi dopo, naturalmente dopo lo impreziosirà con le sue dediche. Ecco, ecco. Allora, rispondo subito, non ho imparato a parlare greco, come non ho imparato a parlare molte altre cose, anche l'inglese, la lingua riesco a cavarmela un po', è lo spagnolo, ma insomma. Però del greco ho imparato le parole essenziali del greco moderno, quelle che si imparano stando tra la gente, naturalmente. Sì, no, no, ma non solo quelli, non solo quelli, ma non solo calimera, calispera o calinicta, ma anche tante altre parole, insomma, soprattutto legate all'amore. E poi legate alla cucina greca, perché questo è importantissimo, essendo in Grecia, conoscere il nome dei piatti. Ecco, però, insomma, non parlo greco. Sono altri? Sì, prego. Potrebbe dire qualcosa sul rapporto tra viaggio fisico e viaggio metaforico che avviene durante il processo di scrittura, della scrittura? Sì, non lo ricordava però bene Enzo questa cosa. C'è quando nella scrittura c'è un processo evidentemente che ci accompagna tra i fatti realmente accaduti e l'immaginario o il legame con la mitologia, in questo caso della Grecia. Io per esempio racconto una cosa in questo libro che mi piace raccontare a tutti voi, perché ora c'è le campane, ma insomma è un po' una risposta alla sua domanda. Voi sapete perché si dice spesso una frase, che è una frase molto 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 comune, piantare in asso? Ebbene, piantare in asso appunto è un'espressione che viene da una cosa molto importante della mitologia greca, e cioè Teseo e Arianna. Teseo e Arianna è una storia bellissima, perché Arianna fornisce il filo per poter intervenire, diciamo così,
contro il Minotauro. Teseo poi è un grande eroe celebrato. Teseo a un certo punto torna vincitore e porta con sé Arianna, si ferma nell'isola di Naxos. Piantare a Naxos. E appunto piantare a Naxos vuol dire piantare in asso. Perché piantare a Naxos? Perché questo mascalzone di Teseo lascia Arianna in quest'isola di Naxos sola, abbandonata, e lei morirà in quest'isola. E lui andrà a raggiungere la sua sposa, non so chi, però lasciando sola Naxos. Questa storia dell'abbandono di Arianna rispetto alla mia storia dell'abbandono magari di Apostolo, se voglio dire, o viceversa, mi ha ricordato appunto questa parte della mitologia greca, piantare in asso. Tutti vi sarete chiesto, ma perché piantare in asso? Piantare a Naxos, viene appunto da questa da questo mito dell'antica Grecia. L'altra cosa è Ulisse. Quando si scrive rispetto a tornare a casa, il bisogno del ritorno a casa per un viaggiatore è sempre importante. Non c'è viaggio se non c'è ritorno a casa, se non c'è possibilità di abbracciare gli affetti. È la storia di Ulisse. Ulisse è nell'isola di Calipso. Calipso promette a Ulisse qualsiasi cosa che lui chieda, ma soprattutto offre ad Ulisse l'immortalità. La dea Calipso offre ad Ulisse l'immortalità. Ulisse rifiuta l'immortalità, rifiuta i doni bellissimi che Calipso gli offre, per tornare dalla mortale Penelope. Ecco, tornare dalla mortale Penelope. È una cosa mitologica, ma è un grande, diciamo così, momento di riflessione rispetto alla grande importanza del ritorno in qualsiasi viaggio. Poi per qualche cosa appartiene a ognuno di noi, ma il ritorno è sempre un fatto molto importante, perché altrimenti diventa fuga. Questo evidentemente sarebbe molto negativo. Ci sono altri? Secondo me è molto difficile, perché ognuno, io non sono mai stato solo tutta la mia vita, ma la mia solitudine, quella che appunto io raggiungo nell'isola oppure viaggiando, mi permette di arricchire sempre di più con la conoscenza di altri. Io ad esempio nell'isola ho conosciuto una comunità che non avrei conosciuto se io fossi stato, diciamo così, in compagnia, perché si esauriva quelli. Qui invece c'è la mia libertà assoluta rispetto a quello. E così nei viaggi, io nei viaggi viaggio sempre da solo, perché però parlavo prima del ritorno. C'è una solitudine che però prevede la possibilità di tornare agli affetti e viverli, sono importanti. Io ho due figlie, ho quattro nipoti, due ex mogli, ma insomma quello è un altro. Per cui c'è sempre un momento importante si conquista. Però, ripeto, la tua domanda è difficilissimo rispondere, perché ad ognuno appartiene la propria solitudine. C'era il mio maestro Tabucchi, che diceva sempre, e scriveva anche, quando viaggiate c'è sempre un luogo che vi aspetta. C'è sempre un luogo che vi aspetta, e quando voi sarete in quel luogo
vi accorgerete di essere soli e quel luogo vi stava aspettando. E lì potete vivere una solitudine molto bella, molto importante, perché è fatta ed è piena di tantissime cose. Intanto la memoria. La memoria è una cosa importante e fondamentale. Ma ripeto, questo non toglie nulla poi agli affetti che ci sono, i figli, i nipoti, i compagni, le compagne, non toglie nulla, ma c'è un momento importante che è la propria solitudine rispetto a una riflessione interiore che appartiene ad un luogo. A me è successo questo. C'è nessun altro? Allora io naturalmente vi ringrazio, poi lo farà Tito personalmente salutandovi tutti, e mi viene un'ultima domanda da fare. Naturalmente per un po' dovrà stare nell'isola, perché ho già visto che c'è una quindicina di persone che si sono iscritte per venirti a trovare, quindi questo sarà il tuo primo impegno, ospitare tutti quelli che hai invitato. Ma tu scrivi, dici, lo hai detto, l'hai raccontato, c'è in tutti i tuoi libri questo tuo grande comunque desiderio di viaggiare e di narrare. E allora la domanda spontanea è che dopo le presentazioni di questo libro ci sia naturalmente almeno il pensiero di iniziare a riempire nuovamente lo zaino per un nuovo viaggio, e dopo ci aspettiamo anche per un nuovo racconto. Sì, grazie. Intanto proprio si è riempito di tanti amici, mi fa molto piacere. Io vorrei ringraziare Giuliana per le bellissime letture, non solo per questo libro, ma anche per gli altri che mi hai presentato, che mi hai riletto in altre occasioni. E poi vorrei ringraziare Enzo e naturalmente Aldo, che immediatamente ha accolto la mia richiesta di mettere in piedi questa serata. Sì, lo zaino si sta di nuovo riempendo, perché io i primi di settembre ho alcuni appuntamenti in giro per l'Italia, ma il primo settembre torno nell'isola. Torno nell'isola fino a novembre. A proposito, non è che io invito perché siano... Ecco, ma io non è che invito perché siano i miei ospiti, non posso offrire a tutti l'ospitalità. No, vi dico venite, vi accolgo benissimo, vi faccio da guida, vi porto in giro per l'isola, vi faccio conoscere i personaggi di questo libro, ma insomma, a vostre spese. Ci mancherebbe altro. E lo zaino è pronto, quindi lo zaino... sto giù ancora tre mesi, sono tornato 20 giorni fa, quindi 15 giorni fa, e ero andato giù a marzo, quindi voi sapete, capite appunto quanto ci resto. Però ho in mente un altro viaggio, che farò a fine novembre. Il prossimo anno compio 80 anni io. Compio 80 anni e quindi non so quanto potrò ancora fare queste cose, ma io spero davvero di poterle fare. Però penso di tornare in America Latina. Vi annuncio una cosa, che perché sto pensando da diverso tempo a un'altra storia che riguarda l'America Latina, ed è una storia bellissima che io ho iniziato a scrivere qualche anno fa, poi l'ho messo nel cassetto, poi l'ho ripresa, poi è arrivato il Covid e quindi il Covid non mi ha permesso di tornare giù a Buenos Aires, e poi l'isola, insomma, devo tornare a Buenos Aires per finire questa storia. La storia ve la dico in due righe, è una storia molto bella, perché è una storia di una fanciulla di 17 anni che si innamora perdutamente di un gesuita, di un prete, di un giovane prete. Lui si chiamava Ladislao, lei si chiamava Camilla Ogordo, era una famiglia della sua, della ragazza, molto importante nella Buenos Aires del 1848.
si conoscono la Chiesa del Soccorso, la chiesa dove si è formato anche Papa Francesco. E vabbè, nasce questo amore, eccetera. Io scopro questa storia perché al cimitero della Regoleta, che è un cimitero molto bello al centro di Buenos Aires, dove c'è anche Evita Perón, vedo questa statua di questa ragazza bellissima, la tomba abbandonata, vedo un fazzolettino di carta con le labbra del rossetto, quindi chissà chi l'avrà lasciata dal punto di vista del ricordo, e vado a cercarmi nei giornali questa storia, una storia incredibile. Pensate un po', Ladislao e Camilla fuggono da Buenos Aires nel 1848, vanno nel nord dell'Argentina, cambiano vita, lei rimane incinta, il padre di lei e la chiesa lanciano una ricerca di questi due ragazzi che sono appunto fuggiti, vengono catturati e con l'autorizzazione del padre e della chiesa cattolica vengono fucilati. Lei viene fucilata e era incinta di 6 mesi. La Chiesa Cattolica ha cercato in tutti questi anni di dire qualche cosa, anche se ci ha provato Papa Francesco a condannare questo atto, però ci ha provato a dire che la responsabilità in qualche modo era del padre, un nobile e importante che ha dato lui l'autorizzazione alla fucilazione della figlia e del sacerdote. E nell'immaginario collettivo dell'Argentina di Buenos Aires questa storia è rimasta come una delle più belle storie, anche dei più tristi, eccetera eccetera. Ci ha fatto un film, ha vinto il premio Oscar questo film, L'amore proibito, credo si trattasse, molti anni fa, come miglior film straniero, che racconta la storia di questi due ragazzi, di questi due giovani. E io scrivo questo libro, Il prete e la fanciulla, appunto. Penso che per il prossimo anno, forse, saremo qui e vi presenterò questo libro e questa nuova storia. Grazie a tutti e grazie davvero, c'è un avvertito che vorremmo offrire a tutti voi. Poi la dedica, io sono qua.